il Parlamento ha sempre detto che noi vogliono partecipare, il governo ha intenzione di collaborare nelle forme in cui il Parlamento sceglierà, maggioranza e opposizione, perché questi fondi di investimento che già dall'inizio del prossimo anno arriveranno sono un patrimonio per la nazione, non sono solo fondi del governo. Quindi noi ci auguriamo che in questo lavoro che partirà a breve tutti parteciperanno, Parlamento, regioni, comuni, aree metropolitane, perché l'obiettivo è modernizzare il nostro paese. Noi abbiamo predisposto già 3 manovre di bilancio con scostamento, con risorse importanti per proteggere il mondo del lavoro, per proteggere le imprese. Abbiamo creato degli scudi con dei decreti proprio per dare una mano a quella che è la ripresa e la tenuta alla coesione sociale. Adesso si aggiunge un altro pezzo, che sono risorse per gli investimenti, risorse europee, che daranno al nostro paese la possibilità di reagire. Il MES è ancora necessario in questo quadro? Il MES è sul tavolo del governo, come abbiamo sempre detto. Chiuso l'accordo che abbiamo fatto a livello europeo, oggi il governo può scegliere quelle che sono le sue priorità. Secondo lei è necessario ancora? E secondo lei è necessario? Ma l'abbiamo sempre detto, si analizzerà il fabbisogno, quelle che sono le priorità del governo e quelle che sono soprattutto le priorità dell'interesse nazionale, si deciderà di conseguenza tutti insieme.